Io sono Ania, bentornati in questo nuovissimo video dove voglio farvi vedere alcuni libri che leggevo da bambina, quelli che mi sono rimasti ovviamente. Questo video potrebbe essere anche un video consigli per i lettori più piccoli. Allora, iniziamo subito con Un ippopotamo su un ippocastano, che racconta la storia di un ippopotamo e di una scimmia che vengono catturati e fatti vivere in cattività. Poi vengono anche adottati da una famiglia che vuole dare loro tanto amore, ma questi due animali si sentono sempre tristi, rinchiusi e poco amati, nonostante i due bimbi di questa storia, i due protagonisti, vogliono comunque amarli come se fossero loro amici. E questo libro dà una piccola lezione di vita ai bambini piccolini, ai lettori diciamo 5-6 anni, anche di meno in realtà, e potrebbe essere utile per capire come si sentono gli animali in cattività, con una famiglia o in uno zoo comunque. Quindi consiglio soprattutto questo libro per questo motivo. Il prossimo libro è per i più grandicelli, quindi diciamo 7-8 anni, ed è Polisena del Porcello, che racconta di questa ragazza Polisena che vive ovviamente con i suoi genitori, ma scopre di essere stata adottata, di essere una trovatella e quindi scappa di casa e si unisce a una compagnia di animali, insomma, acrobati, insieme a Lucrezia, che è diciamo, il capo, tra virgolette, di questa compagnia, e che l'aiuterà a trovare i suoi veri genitori. E sarà a voi, cari bambini, scoprire la verità insieme a Polissena. Questo libro è divertentissimo, leggero ovviamente, anche se è un po' più grandicello rispetto all'altro, è comunque fluido, si legge facilmente, quindi non vi preoccupate, cari bambini, non vi annoierete mai. E ho un ricordo positivissimo di questo libro, quindi vi consiglio anche questo per i bambini, appunto, ripeto, per un pochino più grandi, 7-8 anni, anche 10. Allora, il prossimo libro è Draculicchio, la scuola dei vampiri. Questo va indirizzato insieme a Polissena ai bambini di 7-8 anni. Questo ovviamente è più piccolino, divertentissimo perché racconta la storia di Draculicchio, che non si sente per niente un vampiro e deve comunque affrontare la scuola insieme ai suoi coetanei dalla sera alla mattina, ovviamente, essendo un vampiro, e lui si sente poco simile ai suoi coetanei. E non riesce neanche a fare ciò che fanno gli altri in questa scuola, infatti ha i voti molto bassi rispetto agli altri, e non riesce a volare, non riesce a fare nulla, però non si scoraggia, anche se all'inizio sembra, e riuscirà a affrontare la scuola dei vampiri. È simpaticissimo e vi fa capire quanto sia importante non arrendersi mai, nonostante non ci si senta adeguati all'ambiente in cui si vive. Quindi, se vi sentite un po' così come Draculicchio, vi consiglio di leggere questo libro e di essere sempre positivi nella vita e non arrendervi mai, nonostante tutte le difficoltà che avrete. Poi inizia il bello perché vi farò vedere tutta la mia collezione di Roald Dahl. Sono pochini in realtà rispetto a tutti i libri che ha scritto Roald Dahl, però io sono soddisfatta di quello che ho letto, che ho di Roald Dahl. Allora, il primo è Gli Sporcelli, vi faccio vedere il titolo magari. È divertentissimo, sono storie di questi due sporcelli brutti, omoni che sono grezzi, puzzolenti, che vivono, cioè, in mezzo alle fratte, ecco. Però è comunque molto divertente seguire le avventure di questi due sporcelli e la loro famiglia. Quindi, per le persone di Roald Dahl, non potete perdervelo, anche se non penso sia uno dei migliori di Roald Dahl, però comunque credo che sia comunque da leggere e da non perdere. La prossima cosa in realtà è un cofanetto che è questo qui, che contiene tre libri e io lo adoro tantissimo, me l'aveva regalato mia zia tipo tanti anni fa e adesso vi faccio vedere i libri che contiene.
Adesso li tolgo. Allora, il primo è il GGG, il grande gigante gentile, che racconta appunto la storia di questo gigante che è al di fuori dei suoi coetanei, non è come tutti gli altri perché appunto è gentile, mentre tutti gli altri giganti sono un po' stronzetti e lui è solo, non ha amici, finché non appunto trova un piccolo amico. E si sente finalmente accettato da qualcuno e capito, compreso da qualcuno che non sia un gigante. E anche per questo libro credo che valga il discorso che stavo facendo prima: non sentitevi mai inadeguati, perché c'è sempre qualcuno che vi apprezzerà, come il GGG sarà apprezzato dal suo piccolo amico. Quindi, se volete, potete tranquillamente leggere questo libro, compratelo anche separatamente. Il secondo libro che è nel cofanetto, che è Le streghe. Questo era il mio preferito, dopo il GGG ovviamente. E racconta di queste streghe stronzette che volevano far paura a tutti. E ovviamente credo sia un racconto per Halloween, diciamo, rivolto ai bambini. E non potete perderlo perché è divertentissimo e vi farà molta paura, anche se a me non me l'ha fatta mai, quindi può darsi che l'ho letto in un'età non adeguata. Magari se l'avessi letto da un po' più piccolina, forse sì, però vi potrà fare molta paura. Preparatevi, bimbi, perché le streghe sono pronte ad attaccarvi, giusto che manca un mese ad Halloween o quasi. Poi il prossimo, Matilde, adoro, ci hanno fatto anche il film, quindi conoscerete tutti la trama. Se avete visto il film e vi è piaciuto, non potete non leggere il libro, dai ragazzi, cioè tutti hanno letto la storia di Matilde, tutti la conoscono e anche voi dovete farlo, quindi non vi scoraggiate se andate male a scuola e siete dei furbacchioni, avete dei prof, delle maestre un po' così stronzetti, perché non vi preoccupate, perché anche Matilde li aveva, anche forse un po' peggio, perché la preside di Matilde era oltre che una brutta, cioè proprio un cesso a pedali. Ed è anche un po' stronza, e lei forse un po' no, ma un po' tanto, ecco. Quindi, cioè, non potete perdervi il libro di Matilde, dai. Poi abbiamo il libro di Roald Dahl a cui sono più affezionata, ossia La fabbrica di cioccolato. Anche in questo caso non sto a raccontarvi la storia della fabbrica di cioccolato perché penso che la conoscete tutti. Questo libro ovviamente è alla copertina del film con Johnny Depp in primo piano. Il mio Willy Wonka. Ovviamente, anche in questo caso, se avete visto il film e lo avete amato, non potete non leggere il libro. Tra l'altro, in questa edizione adorabile, bellissima, ci sono anche delle figure. Quindi, cioè, bellissimo. Anche se in realtà non mi fanno impazzire questi disegni, però magari a qualcuno questo stile piace. Quindi comprate La fabbrica di cioccolato e leggetelo. Ovviamente penso che le figure ci siano anche in un'altra edizione, questa non so se esista più. E per ultimo, ma non meno importante, anzi forse il più importante, Qualunque cosa per salvare un cane, che è stato il primo libro che abbia mai letto in vita mia. Vi ho fatto già una recensione di questo libro che vi linko su nelle schede, dove troverete, diciamo, la recensione un po' più specifica. Comunque, in questo libro troviamo Marty, un bambino che trova in mezzo alle campagne dove vive un cane malfamato, ferito, e quindi lui decide di accoglierlo con sé in segreto i suoi genitori e lo cura. Si prende cura di questo cane che pensa che sia vagabondo. Ma quando scopre che non è così, deve affrontare, diciamo, una lotta, una guerra contro il padrone che lo trattava male, diciamo, questo povero cane, che poi vincerà ovviamente e decidono di tenerlo con sé anche quando i genitori scoprono tutta questa cosa che lui ha fatto, lo accogliono in casa loro e tutti felici e contenti. Credo sia un altro libro che dà un valore alla vita dei cani e degli animali. Che soprattutto in questo caso ha un povero cane che era malfamato e quindi per fortuna è stato trovato da questo ragazzo che lo ha curato. Quindi non abbandonate mai i vostri cani, non trattateli male in generale agli animali, non solo ai cani, perché loro ovviamente soffrono quanto soffriamo noi.
Bene, questo video è finito qui. Se vi è piaciuto, lasciate un like. Fatemi sapere nei commenti qual è stato il primo libro che avete mai letto in vita vostra e che età. E iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!